E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parleremo di un film che ha fatto molto parlare di sé l'anno scorso, perlomeno a me mi hanno rotto il cazzo, cioè Elvis. Partiamo direttamente con la trama. Allora, la trama è estremamente deludente, secondo il mio punto di vista. E posso dire anche un po' fuori traccia. Avete presente quando la maestra vi correggeva il tema e diceva sei andato fuori traccia? Uguale. Perché? Perché il film si chiama Elvis, ma la maggior parte della storia è sul suo manager. Vabbè. E quindi, cioè, dici, ok, potrebbe anche essere un film carino, però io pensavo di andare a vedere un film su Elvis, visto che comunque, sì, lui c'è sempre, però parla due volte in croce e cioè, il personaggio di Elvis non viene così tanto esplorato. Secondo me, cioè, viene proprio detto, ma in una maniera molto semplicistica e vabbè, cioè, niente di che. Per il resto la trama non ho altro da dire perché comunque è un personaggio realmente esistito, quindi è un film biografico. Non sono molto informato sulla storia di Elvis, lo ammetto, quindi nemmeno posso dirvi se hanno fatto qualche cazzata oppure no. Però posso dirvi che a livello di trama, ecco, appunto, è andato fuori traccia. Cioè, per quanto possa essere interessante la vita del manager di Elvis, io volevo vedere Elvis e mi aspettavo di vedere Elvis. Perché? Perché mi ha chiamato il film Elvis. Cioè, non è un fatto di io quello che mi aspettavo, mi sono fatto i film io e poi non è avvenuto, ci sono rimasto male. No, sei tu che mi hai detto che il film era su quello e poi non lo è. È diverso qui, cioè non è come la persona X che dice mi aspettavo che morisse Tizio. No, è più un mi hai un po' preso in giro, diciamo. Ah, comunque il manager di Elvis l'ho fatto Tom Hanks, però ultra truccato e con 50.000 kg in più de panza. E vabbè. Niente, quindi trama io sinceramente devo dire non è orribile, per carità. Però, appunto, è un po' fuori traccia, quindi non posso dargli la sufficienza, perché un film di Elvis che non parla di Elvis non è sufficiente. Non è una merda, ripeto, quindi gli darò un 5. Andiamo ai personaggi. Per i personaggi, beh, il manager di Elvis. Elvis, ma proprio a grandi linee. E basta. Tutti gli altri sono inutili, stanno forse in due o tre scene e basta, non c'è altro. Elvis è estremamente appunto trattato in modo semplicistico, del tipo ah beh lui è figo, è un grande, balla, si muove mentre canta, è un figo, è un grande e non ha mai preso una decisione in vita sua, lo farà sempre il suo manager e basta. Questo è Elvis, non viene praticamente visto nessun altro step della sua vita se non questo, vabbè. E niente, invece il manager è tipo un pezzo di merda bastardo che è palesemente psicologicamente dominato Elvis per rimanere il suo manager e fargli fare cose che magari erano anche contro il volere di Elvis, pur di fare soldi naturalmente, perché poi era pure tipo ludopatico, tutte ste cose. E lui è un pezzo di merda, un ottimo villain secondo me, quindi diciamo che come personaggi non è un granché, perché comunque non c'è una grande varietà. Elvis, ripeto, che doveva essere magari il personaggio, anzi quello più introdotto, a dir la verità, tra i due è quello meno introdotto. E quindi, non lo so, dai, qui leggermente meglio, do un 6 meno, ma proprio così.
Obiettivo, beh, obiettivo 2, cioè è un film su Elvis che non parla di Elvis. Penso che volessero fare un Bohemian Rhapsody 2 in cui la gente fa tipo oddio sì, andiamo a vedere Elvis, il re, tutti e fa così. E poi Elvis viene trattato come un coglione e praticamente appunto non esiste. Quindi assolutamente 2. Piccolo appunto, Maurizio Merluzzo ha doppiato il protagonista che fa Elvis, che non mi ricordo come cazzo si chiama l'attore. Però piccola cosa che io non so se è così pure in originale. Però non so se ha deciso Maurizio oppure un direttore di fargli fare il personaggio così. Ma in questo film non si capisce un cazzo di quando parla Elvis. Cioè capisco che Elvis avesse una parlata un po', come posso dire, pittoresca, ambigua, tutta sua, per carità. Però un conto è una parlata un po' così e un conto è... E non capisci un cazzo. Cioè, nulla, veramente. È difficilissimo capire. E niente, quindi voto finale io direi un 4. Dai, un 4 meno. E niente, non vi consiglio questo film, ma sicuramente se lo guardate non preferireste togliervi le palle, ecco.